Benissimo, iniziamo allora. Benvenuti tutti a questo quinto incontro con l'esperto di quest'anno e questo è anche il quinto anno di questa iniziativa che già conoscete. Sapete che ha come obiettivo farvi incontrare figure professionali che vi spiegano aspetti di solito molto pratici del loro lavoro, ma anche ovviamente la loro passione, la loro esperienza e il loro percorso. Quindi, come sapete, i corsi o gli incontri con l'esperto sono aperti a tutti i nostri studenti interessati e portano dei crediti formativi. Vi dico solo brevemente che sono richiesti 8 incontri più una relazione scritta da inviare alla professoressa Londero, che è coordinatrice di questa iniziativa. Per questa edizione, quindi, gli incontri si svolgono nel corso dell'anno, sia nel primo che nel secondo semestre. Per quest'anno, oltre all'incontro di oggi, sono previsti altri tre, di cui il prossimo sarà il 5 aprile, quando professoressa Sandy Mourao parlerà della didattica della lingua inglese. Seguirà nell'ultima settimana di aprile o prima di maggio l'incontro con la dottoressa Monica Mosolo, che è attrice, docente ed esperta di lingue e culture minoritarie, e vi racconterà la sua vivace carriera professionale sempre legata all'insegnamento e mediazione linguistica. E poi il terzo, prima metà di maggio, quando la professoressa Marita Mattioda parlerà dei rapporti fra traduzione e intelligenza artificiale, quindi tutti temi attualissimi e la coordinatrice dell'iniziativa, professoressa Londero, ci raggiungerà poco dopo e quindi alla fine di questa conferenza raccoglierà le vostre presenze e ci saluterà anche lei. E oggi è il mio particolare piacere presentarvi Elisa Coppetti, professoressa, traduttrice, mediatrice culturale, e il mio piacere è particolare perché professoressa Coppetti ha iniziato il suo percorso proprio da questa, la sua formazione linguistica proprio alla nostra università, specializzandosi nelle lingue dell'Europa centrale ed orientale, in particolare in croato e in ceco, mi pare, vero? Ha scoperto da subito la sua vocazione per la traduzione letteraria. Mi ricordo le sue bellissime tesi di laurea, sia quella triennale che quella magistrale, sempre in testi per teatro, e inizia così col suo amore per teatro la sua carriera di traduzione letteraria, che prosegue poi anche con testi in prosa. Se ho contato bene, all'attivo oggi Elisa Coppetti ha qualcosa come 20 libri di prosa e circa 10 drammi tradotti da varie lingue, e che in maggior parte ha visto anche mettere in scena oppure in audio, allestimenti radio, e quindi ha avuto grandissime soddisfazioni. Ma facendo questo lavoro di traduzione da libera professionista, ha avuto lo spirito, io direi imprenditoriale, non so quanto sia simpatico, però direi sì, creativo e imprenditoriale, di capire, cominciare a seguire un po' come funzionano i meccanismi del mercato editoriale, dei fondi, dei finanziamenti, dei progetti banditi dall'Unione Europea per finanziamento dalle lingue con minor numero di parlanti. E quindi è riuscita a captare questi segnali lungo il suo percorso, quindi non solo facendo il suo lavoro per il quale era tanto appassionata, ma anche cercando di capirlo nel contesto sociale ed economico. Così è entrata nel mondo dell'editoria, prima come membro attivo della casa editrice Bottega Erante Edizioni, che dal 2021 è diventata proprio una casa editoriale
vera e propria di cui Elisa Coppetti è socia. Quindi veramente un bellissimo percorso portato veramente direi sulle ali della passione. E vi mostro solo uno dei prodotti del suo lavoro. Questo è un romanzo di uno scrittore contemporaneo croato. Ve lo mostro perché è appunto un'edizione della Bottega Errante Edizioni di cui Elisa Coppetti è socia ed è anche una sua traduzione. Quindi un suo lavoro completo, bellissime anche visivamente e veramente ci fa moltissimo piacere avere così la capacità di seguire un percorso fino alla completa realizzazione dei sogni, direi. E lascio la parola a Elisa Coppetti e buon ascolto e alla fine ricordatevi di segnare le presenze. Benvenuta. Grazie a voi che siete intervenute così numerose. Spero che voi mi sentiate tra la mascherina e tutto il resto. Se non mi sentite, vi toccherà purtroppo avvicinarvi. Nel pensare questo incontro e nell'organizzare un po' le informazioni che vorrei arrivassero a voi, ho ragionato un po' su quelle che erano le informazioni che a me sarebbero servite quando sono uscita dall'università e avevo quest'idea di fare la traduttrice. Appunto, era un'idea, stavo ancora ragionando su tradurre che cosa, testi letterari, editoriali, oppure testi solo tecnici, oppure specializzarmi nella traduzione giuridica, ad esempio, perché no? O specializzarmi in qualcosa di molto molto specifico, tipo la traduzione medica. Ho valutato un po' tutte queste possibilità. Poi, per fortuna, per mia fortuna, insomma, perché era quello che volevo fare, la strada mi ha portato verso la traduzione letteraria. E ho scoperto che il traduttore, la traduttrice, può essere anche una scout. Allora andiamo a vedere nello specifico che cos'è un traduttore, una traduttrice scout. Voi mi scuserete se ho usato sempre il maschile, avrei dovuto usare il femminile visto che siamo sempre tutte donne, o per la maggior parte, insomma. E, vi invito, se avete delle domande, delle osservazioni, a farle anche subito, cioè proprio interrompetemi, non preoccupatevi. Ok, allora, partiamo da chi è il traduttore editoriale, o meglio, la traduttrice editoriale? Eccolo qua. Io spero che anche da casa ci seguano, ci sentano bene. In caso fatemi un cenno di qualche tipo. Allora, il traduttore editoriale che cosa fa? Bah, allora, diciamo che traduce prevalentemente dei testi che non sono tecnici. Editoriale è una parola che comprende tante voci, dal testo giornalistico al testo divulgativo, al testo poetico, al testo in prosa, al testo drammaturgico. Non si sta dentro tutto un po' quello che non è esplicitamente tecnico o scientifico. Editoriale perché è una parola che ci piace? Perché ha a che fare con l'editoria. Ha a che fare con un mondo fatto di parole che messe insieme vanno a finire sulla carta o su un medium, che può essere ad esempio un portale online, però prevede delle sue regole. È un testo che ha una connotazione, è un testo che quindi pone delle difficoltà o delle opportunità di ragionamento maggiori, più frequenti rispetto ad un testo tecnico che invece è piuttosto. Può essere piuttosto piano, no? E meno difficoltoso. Il traduttore editoriale traduce diversi testi, si specializza in alcuni, oppure comincia ad avere, può avere la capacità di tradurre varie tipologie di testi editoriali, quindi dal testo divulgativo all'articolo di giornale, al saggio, alla prosa, alla poesia. Vedete poi, se
se nella vostra, nel vostro futuro, sulla vostra strada c'è questa della traduzione, vedrete che poco alla volta anche voi vi specializzerete in alcuni tipi di testo. È abbastanza insolito che i traduttori si traducano tutto, un po' perché ad un certo punto manca il tempo e un po' perché ad un certo punto cominciano a moltiplicarsi le proposte in un determinato campo, piuttosto che in tutti. Il traduttore editoriale noi adesso in questo pomeriggio lo consideriamo come quella persona che traduce dei libri, in particolare dei romanzi, della narrativa, restringiamo proprio il campo, focalizziamo in modo da essere un po' più specifici. E questa narrativa per chi la traduce? Beh, la traduce per un editore, per una casa editrice. Vedremo poi come funziona e perché ha determinate caratteristiche. Una casa editrice è di solito un'azienda, a volte anche un'associazione culturale, ma sostanzialmente è un'azienda. In Italia le case editrici sono più di 1.000, insomma, sono numerosissime quelle minuscole, quelle medie, meno numerose le case editrici grandi, e le case editrici veramente grandi praticamente occupano l'80% del nostro mercato editoriale. Sto parlando ad esempio di Mondadori, Einaudi, Rizzoli, Bonpiani, ok? Tutti i nomi che voi avete già nell'orecchio. Sono case editrici queste che fanno uscire al giorno una quantità di novità che arrivano in libreria che praticamente saturano già di per sé il mercato. Al di là di questi grossi colossi, che non sono più aziende, sono veramente dei colossi dove lavorare in una redazione vuol dire avere centinaia di colleghe, non una come nel mio caso, lavorare in queste situazioni è paragonabile a lavorare in una grossa banca, in una grossa azienda che produce, se devo avvicinarmi, che non si Penso, sente, vero? mi chiedo se sentano È loro da vero, casa. Allora penso che è vero. Mi così, ecco, contengo. no, penso che così, Ah, si riesca a sentire meglio. già, oppure se vuoi tenerlo No, ma io in mi tengo mano, qua così si non vedo sente se hanno chiaramente. scritto qualcosa sulla chat, adesso Grazie. proverò a vedere, ma penso che, scusami, Proviamo così. ho interrotto, sì, se riesci. Ok, e poi questo è già collegato. E comunque qui già si sente Già si meglio sente con meglio. questo. Sì, Ok. Sì, super. ok. No, di che. Poi le mie studentesse lo sanno che io navigo. Mi muovo tanto, sono ginnastica anche io durante le lezioni. Dicevamo, lavorare in una casa editrice come Rizzoli o come Einaudi è più simile a lavorare in una grossa azienda metallurgica, che voi potete immaginare, no? Di solito sono grandi edifici, di solito le mansioni sono molto specifiche, Ci sono pochi capi, poi dei sottocapi e così via, fino ad arrivare alla base. Questi colossi in realtà nel nostro contesto editoriale sono pochi, sono molto presenti, però sono pochi. Moltissime sono invece le case editrici di dimensioni medio-piccole, no? E queste anche con varie caratteristiche, varie specializzazioni e varie nature. Un traduttore, quando si trova di fronte a questo mercato così spezzettato e variegato, la prima cosa che fa è essere molto confuso, nel senso, cosa faccio, con chi devo parlare? Scrivo a Einaudi, a Info, qualcuno leggerà mai la mail Info di Einaudi o di Feltrinelli? Tutte domande legittime che mi sono posta anch'io all'epoca. Ragioniamo un po' anche su chi è un traduttore freelance. Di solito
traduttori editoriali sono freelance, cioè sono lavoratori autonomi che possono avere una partita IVA oppure no. Se non hanno la partita IVA lavorano di solito in ritenuta d'acconto, che voi potete già conoscere probabilmente come forma di lavoro, che è molto agile ma che è anche molto limitante, perché presuppone che una persona guadagni al massimo 5.000 euro lordi l'anno. Capite che se io voglio fare la traduttrice e voglio mantenermi con questo, beh, forse ho bisogno di introitare un pochino di più in un anno. Molto rare sono le figure dei traduttori editoriali stipendiati, o meglio dipendenti, di una casa editrice, no? Sono figure un po' antiche, magari accadeva una trentina, quarantina d'anni fa che ci fosse il traduttore, la traduttrice di una casa editrice, anche qui piuttosto grande o nota, o che comunque poteva permettersi questo costo. Di solito i traduttori lavorano a progetto e quindi traducono un romanzo per una casa editrice, quello dopo per un'altra casa, eccetera, eccetera, e così via. E compongono il loro introito annuale di tanti progetti, di tanti lavori diversi. Questo presuppone che il traduttore sia molto libero, ma sia anche poco tutelato, e quindi si trovi a navigare in acque anche tempestose, da solo e senza alcun riparo. Questo riparo può essere dato da alcune associazioni di categoria, no? Tipo AIT, per citarne una, che probabilmente vi è già nota, oppure con l'aiuto di sindacati. Il sindacato più noto in Italia è quello più... quello che ha un effetto più diretto poi nella contrattazione in caso di problematiche è Strade. Ha un sito molto bello, molto chiaro, vi propone anche degli esempi di contratto, ad esempio, vi propone anche delle azioni che voi potete intraprendere contro un editore che si comporta male o prevenendo un comportamento scorretto, no? Nel mio caso ho questa posizione un po' schizofrenica della traduttrice dentro la casa editrice, per cui spesso i miei soci e colleghi mi dicono: ma tu sei traduttrice, no? Prendi sempre la loro parte. Non è vero, è anche vero, però non è sempre vero. Delle volte purtroppo capisco quali sono i vantaggi e quelli che sono i difetti, ecco, i plus e i minus dell'essere traduttore. E lo vedo da un altro punto di vista. Ora io vorrei fare una domanda a voi per capire se avete mai tradotto qualcosa già, se avete già pubblicato qualcosa. Se sì, cosa? In che forma? Ok, perfetto. Allora, voi siete tutte studentesse e appartenete a questa generazione junior, no? Dei traduttori. Diciamo che adesso i traduttori escono sempre o molto spesso da percorsi universitari di formazione. La generazione, quella precedente alla mia, ad esempio, era una generazione di traduttori che traducevano molto spesso per passione, per una loro formazione universitaria, ma erano in gran parte, per la gran parte, bilingue, no? Oppure madrelingua straniera, che poi si mettevano al servizio della traduzione in italiano. Allora, noi cerchiamo sempre di ragionare in questo modo. Cioè, il traduttore sarebbe meglio, la cosa ideale sarebbe che il traduttore fosse madrelingua nella lingua verso cui traduce, ok? Oppure che fosse bilingue.
Questo è quello che potete immaginare, insomma, dalla vostra esperienza, no? È abbastanza difficile tradurre verso una lingua che non è la nostra, non tanto per il significato delle parole, ma per tutta quella connotazione che sta dentro al testo, parlando di testi editoriali. Ok? Fin qui ci siamo? Sì, sono andata via pulita. Ok. Allora, adesso vediamo che cosa significa essere o fare il traduttore scout. Allora, parlando sempre di lingua, mi piace partire dalla definizione, no, di scout, che al di là dei Boy Scout, scout ha come significato più generico quello di scopritore. Sono già note le espressioni tipo talent scout, no? Che si usano ad esempio, non so, nello sport, nel calcio, nel basket, ma c'è sempre lo scout che è quello che fa, almeno nello sport, che va a vedere le partite nelle primavere e individua i talenti. Allora, uno scout editoriale fa questo, più o meno questo. Cioè, frequenta dei luoghi, legge dei libri, capisce se un libro può essere una buona proposta per un editore in Italia. Partiamo dal presupposto che stiamo cercando dei titoli inediti. Poi magari facciamo una parentesi sulla riscoperta di alcuni titoli e sulla ritraduzione. Ma per il momento io andrei proprio a focalizzare sui titoli inediti. Come fa a scoprire un buon libro? Allora, una delle cose che mi insegnarono a un corso molto tempo fa a Milano, proprio su cosa fa uno scout, è che uno scout deve leggere tantissimo, incessantemente. Non so se avete presente quelle persone che dicono, boh, ma io scrivo, sì, però non leggo tanto perché non vorrei essere influenzata. No. Come se leggendo Dostoevskij potesse insegnarmi come scrivere o influenzare il mio stile. Lo scout legge tantissimo, legge proposte, legge libri tra i più vari. Se è uno scout che si specializza sulla narrativa, leggerà anche poesia, leggerà anche saggistica, leggerà anche critica. Okay? Perché quello che deve affinare è un'attenzione particolare al mercato interno al paese in cui si trova, in questo caso all'Italia, e un'attenzione al mercato esterno, sempre rispettivamente all'Italia. Allora, vediamo un po' che cosa si fa nel mercato interno. Partiamo dal presupposto che uno scout vive in un luogo, recepisce gli influssi che vengono da questo ambiente, da questa società, e li elabora a suo modo. Trattandosi di uno scout di libri, andrà spesso e volentieri in libreria, che vuol dire avere delle librerie di riferimento. Voi sapete che le librerie non sono tutte uguali. Ci sono le librerie di catena e le librerie indipendenti. Le librerie di catena hanno di solito una logica un poco diversa, e cioè molto più commerciale. Vuol dire che se un titolo viene spinto, c'è sempre un motivo economico di fondo. Vuol dire che quando voi entrate da Feltrinelli, che è forse la catena più efficace sul territorio italiano, è presente praticamente in tutte le città, in alcune città, in diverse zone, e in quelle zone in cui le persone effettivamente passano e acquistano, ebbene se voi entrate in qualsiasi Feltrinelli troverete delle pile di libri, no? Avete presente? Proprio pile di libri
così sistemate magari vicino alla classe in un modo carino che sembrino delle installazioni, no? Avete presente? Quelle pile lì non sono delle costruzioni artistiche delle librerie, quelle pile lì sono degli spazi commerciali, sono delle pubblicità. Quella cosa lì si paga, e si paga molto fortunatamente. Potrei farlo anch'io con i miei libri. Avessi in base, non lo potrei fare. Potrei andare dal veterinario centrale e dire: guarda, quanto mi costa questo spazio? 50.000 euro a settimana. Ah, ok. Va bene, dai. Mettimi una pila dei miei libri in tutte le librerie, in tutta Italia. E vi garantisco che quella pila di libri lì funziona come un grosso manifesto sulla porta d'ingresso, ok? Perché è fatto così, è un modo di vendere i libri. Poi che non lo dicano ai clienti è diverso. Sarebbe simpatico sapere anche che anche queste pile di libri sono degli spazi commerciali, non sono delle iniziative delle libraie o delle librerie singole. Le librerie di catena fanno però nel nostro contesto, nel nostro mercato italiano, un lavoro fondamentale, che è quello di raggiungere con alcuni titoli e alcune case editrici tutto il territorio, l'intero territorio italiano. Perché in Italia la distribuzione dei libri è molto variegata, funziona bene fino a Roma. Da Roma in giù la distribuzione è una cosa più improvvisata che sistemica. Vuol dire che noi siamo a Udine, i nostri libri arrivano fino a Napoli praticamente, da Napoli in giù sono adottati da qualche libreria indipendente qua e là, ma da Napoli in giù prevalentemente nessuno sa chi è la casa editrice di Udine. Ok? Stessa cosa vale per la casa editrice di Catanzaro. Già a Pisa sarà praticamente sconosciuta. Questo è un problema del nostro sistema di distribuzione. Evidente, ve lo dirà chiunque. Come si ovvia a questo problema? Entrando con i libri nelle librerie di catena. Perché le librerie di catena hanno la stessa offerta da nord a sud e sono piazzate ovunque. Ad esempio, alla Udine di Lecce io trovo i libri della mia casa editrice, anche se siamo a Udine, perché siamo riusciti ad entrare in quella catena lì. A fianco delle librerie di catena lavorano invece le librerie indipendenti. Le librerie indipendenti sono solitamente medio-piccole, più piccole che medie, ma ce ne sono alcune anche molto potenti. Fanno un lavoro diverso, sono molto più attente a quella che è la novità editoriale, soprattutto che esce dalle case editrici indipendenti, quindi è più probabile che in una libreria indipendente troviate dei titoli particolari. Molto dipende dalla sensibilità e dalle scelte del libraio o della libraia, che a suo gusto dà una sua impronta alla libreria fornendo i clienti con un certo tipo di libri. Ad esempio, se a un libraio piace particolarmente la poesia, allora troverete uno scaffale con tanti volumi di poesia, e non solo quelli che escono con Rinaldi o Feltrinelli, ma anche volumi che escono con case editrici che ne sono minori, come può essere una Campanotto. Io sono particolarmente affezionata alle librerie indipendenti perché sono più raggiungibili, si può parlare con i librai hanno questa passione per cui si affezionano a un progetto editoriale e di conseguenza trasmettono la loro passione e la loro affezione anche ai clienti. E come vi dicevo prima, se la casa editrice è un'impresa, il suo prodotto sono i libri e i libri si devono vendere. E se c'è una persona che vende i miei libri, li voglio prendere. Ecco, questo è il suo sostanza. Spesso noi consideriamo
il mondo dei libri, della traduzione, no? Così come un mondo molto romantico, lo è moltissimo, ma anche un mondo molto pratico, dove alla fine della fiera si parla sempre di soldi. E si può fare, non è una cosa brutta, cioè si può fare, si può essere molto appassionati, però anche rimanere molto agganciati alla realtà. Ok? Quindi io amo molto i librai indipendenti. I librai indipendenti sono anche quelli che organizzano le fiere del libro più simpatiche, no? Dove si trovano poi i lettori, sono quelli che organizzano i gruppi di lettura, che sono fonti di sorprese infinite, ma anche in lingua, non solo in lingua italiana. I gruppi di lettura hanno spopolato adesso durante il lockdown, ma esistevano anche prima, adesso ce ne sono moltissimi, ce n'è uno anche qui a Udine, organizzato dalle librerie, dall'Associazione delle Librerie in Comune, di tutte le librerie cittadine, e i gruppi di lettura, ad esempio, sono delle fonti di sorpresa anche per gli editori, perché scelgono un libro e poi molto candidamente comunicano con l'editore: questo libro ti è piaciuto, oppure questo libro, guarda, non ti è piaciuto proprio, lascia stare, ritiralo, se puoi, ritiralo. Ma vedremo anche questo. Esplorando in libreria, un traduttore cosa scopre? Scopre quali sono i temi che vanno per la maggiore e quali sono le mode del momento. Allora, voi sapete che gli italiani sono molto modaioli, ma non solo gli italiani, ma diciamo che gli italiani sono abbastanza modaioli, cioè seguono molto i trend. E i trend in editoria sono soprattutto trend tematici. Per cui, lasciando proprio racchiusa in una parentesi la situazione ucraina, no? E il fatto che adesso sulle bacheche dei vostri social si trovano soltanto proposte di libri in lingua, oppure dei libri tradotti dall'ucraino, dal russo, che parlano di, chiudendo proprio questo argomento triste e faticoso, vi farei come esempio il tema della montagna, no? Da 4-5 anni si sono moltiplicati a dismisura i libri che parlano di montagna, di vita in alta quota, di vita nei borghi abbandonati, di ritorno alla periferia dai centri popolosi, no? Quindi dalle città più grosse. Questo tema è stato cavalcato, è nato un po' con i primi libri di Paolo Cognetti e poi è stato cavalcato da tutti. Ma davvero, una enorme onda di libri che parlavano di montagna ha invaso il mercato editoriale italiano. Perché ha funzionato? Perché la maggior parte degli italiani vive in un contesto montano, statisticamente. E quindi si sono ritrovati dei libri che parlavano della loro condizione. E questi libri si sono moltiplicati sempre più. Questo tema, ovviamente, non è nato dall'Italia, è arrivato d'oltreoceano. E però dall'Italia poi è passato ad altri paesi, così espandendosi come un tema quasi universale, mondiale della letteratura contemporanea. Un altro tema, sempre forte, è quello della violenza di genere, no? Per cui pubblicare libri che parlano di violenza sulla donna o tra i generi ha sempre un suo mercato. Quando faremo uscire i libri che parlano di violenza sulla donna? Beh, di norma, intorno all'8 di marzo, fateci caso, perché è così, oppure a fine novembre, quando c'è la giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Questi sono ragionamenti che, come facciamo noi che siamo piccoli,
così a maggior ragione sono fatti da grandi editrici grosse che fanno uscire i libri praticamente con gli anniversari, no? Quindi il traduttore che fa? Va in libreria e osserva, non per forza deve comprare tutto, però osserva e vede un po' qual è il banco, quali sono i banchi più popolati di novità, quali sono i temi che funzionano, che vanno, che la gente acquista. Non parliamo dei libri di cucina, perché non è proprio il nostro focus, ma quanti libri di cucina sono usciti negli ultimi 10 anni? No? Sembra che non facciamo altro che cucinare. In effetti, negli ultimi 2 anni siamo rimasti chiusi in casa a cucinare, no? Chiuse e chiuse, insomma, perché poi chi fa la pizza in casa è sempre procurato, ma è variabile. Vado in libreria, vedo che cosa funziona, quali sono i temi, do anche un'occhiata e cerco di capire quali sono le lingue dalle quali si traduce di più. Cioè, c'è una moda in corso per cui usciranno più libri di una certa, che provengono da una certa area? Esempio, io traduco dal croato e serbo. Quest'anno ricorre il trentennale dell'inizio dell'assedio di Sarajevo. Ci aspettiamo tutti, perché sta già accadendo, che in questi 2 mesi si avvicinano all'anniversario del 5 di aprile, escano libri di ogni genere e tipo, dalla saggistica al ricettario, che siano situati, ambientati a Sarajevo, oppure che parlino del post-conflitto, eccetera, eccetera. No? Oppure, ho notato, forse questa è un'ipotesi, ho notato che c'è una grande attenzione per la narrativa canadese. Ma sul momento non capisco perché. Però vedo tanti titoli di autori canadesi e io studio l'inglese e traduco dall'inglese. Ok, allora se questo è un trend, forse potrei fare una ricerca tra i titoli in uscita in Canada. Ok? Così io poi vi do degli spunti e voi ci ragionate, al massimo poi mi fate delle domande. Cosa fa anche lo scout? Legge le recensioni sulla stampa. Allora, qui si potrebbe aprire un dibattito su quanto vale una recensione sulla stampa cartacea al giorno d'oggi. Secondo me vale ancora. Dipende chi va a scrivere, dipende da qual è la testata su cui è stata pubblicata. Però diciamo che per orientarvi sarebbe bene cominciare a leggere un po' di quelli che sono gli inserti culturali dei nostri quotidiani o settimanali e capire qual è il recensore, qual è il giornalista, la giornalista che più vi piace, oppure che più segue l'ambito che è di vostra linguistico, che è di vostra pertinenza. No? Perché anche i giornalisti hanno le loro preferenze. Non so, ad esempio, la Federica Manzon scrive sulla stampa ed è un'appassionata di letteratura della Mitteleuropa balcanica e orientale. Solitamente se c'è un libro da recensire lo danno a lei. Quando esce la recensione vi accorgete che l'ha scritta una persona competente dell'area, no? Che ha un'idea di quella che è la letteratura, che ha letto moltissimi titoli e che altri tanti ne leggerà. Esistono anche delle diverse miliardi di recensioni online e queste recensioni descrivono dei blog, classicamente. Mi viene in mente che, ad esempio, Loredana Lippellini, che fa la relazione su Radio 3, ha un suo blog all'interno del quale recensisce anche dei libri, scrive anche delle sue cose, dei suoi pensieri. Ma ecco, una recensione della Lippellini può essere interessante, no? Se non altro per capire cosa pensano, cosa guardano, come leggono
i libri. Ci sono poi tutte queste stelle in una galassia di bookstagrammer e booktuber, un fenomeno molto simpatico, secondo me, all'interno del quale però è molto difficile orientarsi, perché come posso fare io da booktuber, così lo potete fare anche voi con maggiore competenza oppure con nessuna competenza, no? Instagram è invaso, almeno dalla mia prospettiva, dalle bookstagrammer, prevalentemente donne, tra l'altro, che recensiscono i libri in modi diversissimi. Basti pensare a Petunia Hollister, no? Questa bookstagrammer, la più nota di tutte, che poi è finita a scrivere anche sulla stampa cartacea perché recensisce i libri per la Repubblica. Lei ha cominciato anni fa a fotografare i libri, la copertina dei libri, con alcuni oggetti che rimandavano a dei concetti interni trovati nel libro, nella narrazione, no? E assieme a questa fotografia scriveva dei testi su una sua recensione sul libro. Queste cose, queste prime sperimentazioni sono diventate molto presto virali, per cui adesso Petunia Hollister è una specie di superstar delle recensioni dei libri. Tant'è che a Petunia non si chiedono i post e le recensioni, perché un post con una recensione di un libro ha un costo non indifferente, ok? Poi uno dice come vivono le Instagrammer e vivono così, diventano note e poi per il loro lavoro, che diventa un lavoro, si fanno pagare, sai così, no? Come orientarsi? Qui è molto più difficile perché sono moltissime. Sono moltissime, anche lì facendo delle sperimentazioni, no? Seguo, magari decido di scelgo 10 bookstagrammer da seguire, le seguo per un periodo e capisco con la mia intuizione se c'è fuffa oppure se sanno di cosa stanno parlando, se sono delle recensioni improvvisate oppure se c'è una formazione dietro, un minimo di ragionamento critico. A cosa mi servono anche qui? Per capire quali sono i trend del momento, quali sono le mode che stanno popolando il nostro contesto editoriale. Poi cosa fa uno scout? Ma frequenta i festival letterari, che sono divertentissimi. Qui ne abbiamo di diversi nella nostra zona, il più noto è certamente Pordenone Legge, okay? Che si svolge a Pordenone sempre a settembre e che permette a un pubblico ampio di ascoltare la presentazione di un libro di autori anche di spessore, anche internazionali, anche personaggi che non capitano così spesso dalle nostre parti. I festival letterari sono utili perché posso ascoltare l'autore, posso ascoltare l'intervista all'autore, trovo anche dei libri che a volte non sono di facile reperimento, perché nelle librerie li trovo di meno. Posso conoscere delle altre persone che come me stanno cercando di orientarsi un po' nel contesto editoriale, che come tutti i mondi e tutti i contesti, è un piccolo mondo dove ci si conosce un po' tutti. Stesso vale per le fiere del libro. Le fiere sono forse ancora più divertenti dei festival perché alle fiere del libro io vengo a contatto con editori anche sconosciuti, anche i più improbabili. Mi viene in mente la fiera del libro più libri più liberi a Roma, dentro lo spazio La Nuvola, all'EUR. Ebbene, a quella fiera c'è più di un centinaio di editori che hanno ciascuno il proprio stand, che voi avete la possibilità di incontrare, conoscere, potete chiedergli il catalogo, potete fare anche delle domande sciocche, no? Tanto non si ricordano.
forse ricorderanno poco. Ma potete conoscere direttamente le persone che lavorano su un progetto che vi interessa. Vi faccio un esempio. Non tanto con Bottega, ma ad esempio una casa editrice indipendente media è la Miraggi di Torino. Allora, Miraggi pubblica letteratura prevalentemente ceca o slovacca. No, hanno proprio questo focus definito. Sono degli amabili cinquantenni che non mandano dei dipendenti alle fiere, ma ci vanno loro stessi. Quindi voi andate alla fiera, non so, andate a Book Pride a Milano che comincia domani, e trovate lo stand di Miraggi, arrivate, c'è Fabio e dite: ciao Fabio, io sono Elisa, traduco dal ceco, ti ho portato una proposta, posso lasciartela? Sì? No? Ok? Un approccio un po' diretto, però voi potete scegliere qual è l'approccio che volete avere. Potete anche aggirarvi intorno allo stand, osservarvi, guardare quello che è più simpatico, quello che è meno simpatico, potete prendere il catalogo, potete vedere quali sono le ultime uscite, potete trovare che hanno già tradotto il titolo che pensavate di proporre, ad esempio, non sarebbe una cosa, no, incredibile. E tutte queste cose accadono alle fiere. Possono accadere alle fiere. Delle fiere parleremo anche dopo, perché dentro alle fiere più grosse, che in Italia sono a Roma e il Salone del Libro a Torino, esiste il Write Center, cioè praticamente un luogo dedicato agli incontri tra persone che si occupano dei foreign rights. Di cui parliamo tra poco. Quindi, a parte le fiere dell'Est, del libro, una cosa su cui lo scout deve proprio puntare tutto è l'incontro con gli editori e l'incontro anche con gli autori, anche con gli autori italiani, ok? Perché così capite un po' come sono fatti questi autori, che più o meno hanno sempre delle caratteristiche comuni. Non so come, adesso semplificando veramente un po' per giocare, ma come gli attori e le attrici hanno delle caratteristiche di categoria, anche gli scrittori e le scrittrici hanno delle caratteristiche peculiari di categoria. E se voi imparate a conoscere queste, a riconoscere queste caratteristiche, poi sarà più semplice rapportarvi con la categoria. Questo per quanto riguarda il mercato interno, no? Quando il nostro traduttore, a caccia di novità, esce dall'Italia e si affaccia sul mercato esterno, cioè nell'area di cui voi coltivate la lingua, che può essere, cioè, nel mio caso, è l'area ex Jugoslava, nel vostro caso potete avere la Francia, sono un esempio con la Francia, le strategie saranno più o meno, cioè gli obiettivi vostri saranno più o meno gli stessi, e cioè cosa farete? Arrivate a Lione e andate in libreria e vedete cosa c'è, cosa succede, quali sono gli autori di punta, no? Quali sono i libri che trovate in tutte le librerie, qual è la nuova uscita che sta spopolando e cercate di capire perché. Come lo capite? Beh, leggendo le recensioni, oltre che parlare con i librai, che potete essere anche abbastanza fastidiose, e cioè andare dai librai e dire: sono una traduttrice, no? Vorrei capire perché questo libro va tanto, perché, in base a cosa che piace ai francesi, no? Non so, ad esempio, se io sono un'esperta di lingua polacca, la prima cosa che faccio è andare a chiedere qual è il reportage di punta, perché i polacchi vanno fuori di testa per il reportage, piacciono tantissimo, e pubblicano in reportage molto, molto frequentemente, no? Quindi le librerie sono strapiene di reportage, ma tra questi ce ne sarà uno migliore degli altri, ce ne saranno un, due, tre che vale la pena di proporre a un editore italiano, no? Sì.
Un'altra cosa che potete fare, sempre per rimanere all'interno di queste strategie che avete sviluppato, è quella di orientarvi un po' anche sui tra i blog in lingua. Vedrete che dopo un po' di tempo capirete chi è che ha una voce che conta a livello di recensioni proprio di libri. E questo lo capite perché trovate degli articoli sulla stampa, ovviamente sulla stampa di un certo tipo, non proprio sul giornalino che esce in metropolitana, anche se anche sul giornalino che esce in metropolitana potete trovare una cosa molto interessante, che non lo escluderei proprio a prescindere. Troverete gli articoli cartacei, li troverete citati da altri articoli, perché se XY ha detto che questo libro è un ottimo libro, qualcun altro dirà no, oppure qualcun altro dirà sì, è vero, l'ha detto lui. No. Così entrate un po' meno, un po' alla volta, in questo flusso di informazioni, anche in contrasto tra loro, lì la cosa che dovrà vincere sarà un po' il vostro gusto personale, il vostro intuito. E di questo parliamo. Un aspetto particolare del contesto del mercato non nazionale all'interno del quale voi vi muovete è quello dei premi. Se ad esempio a voi interessa relativamente chi ha vinto il premio Strega, che comincia sempre dai premi a leggere, io non li ho tutti i premi, non ce la faccio a leggere tutti, però sarebbe carino almeno riuscire a seguire, no, un po' l'andamento dei premi, sarà molto più interessante capire chi e perché ha vinto un premio nazionale per la letteratura del paese di cui voi trattate la lingua, dei paesi di cui voi studiate la lingua. Perché? Perché i premi vi danno un'idea della direzione che sta prendendo la critica letteraria e anche la produzione. Tenetevi d'occhio un po' tutti i maggiori premi e poi fate una media. Ci saranno dei premi molto più conservatori, dei premi invece che puntano verso l'innovazione. Anche lì date un'occhiata, chi ha vinto, la cinquina finale, se ci sono state delle critiche, se ci sono state se c'è stato invece un'approvazione di generale, insomma, della vittoria, ok? In questo potete fare esercizio, anche nel nostro piccolo, funziona come Sanremo, cioè capite? C'è una terna finale, a nessuno va bene chi ha vinto, però capiamo tutti perché è arrivato primo il primo, perché è arrivato il secondo, perché è arrivato il terzo, ok? E quale delle correnti di votanti rappresentano il terzo, il secondo e il primo. I premi funzionano così. Soprattutto è interessante vedere chi vince quando c'è una giuria fisica e quando c'è una giuria popolare, una giuria quindi di tecnica, ecco, che si riunisce, e poi la giuria popolare. Sono molto interessanti, sì. I premi, e secondo me vi danno molti spunti per l'evoluzione poi del vostro intuito e del vostro lavoro. E come sempre cercate di incontrare gli autori che spesso sono anche molto lusingati dal fatto di incontrare traduttori emergenti di altri paesi e gli agenti. L'agente è questo essere mitologico che si prende in capo un autore e un libro e vuole proporlo e portarlo in altri paesi. Gli agenti di solito sono un po' come gli agenti di commercio, insomma, come chi vi vende il folletto, solo che invece di vendervi il folletto vi sta vendendo i diritti su una pubblicazione. Ma le tecniche di vendita sono sempre le stesse, ok?
Quindi saranno simpatici, potranno essere arroganti, potranno essere di ogni tipo. Sono figure con cui voi ad un certo punto dovrete cominciare ad avere a che fare, perché ad un certo punto sarà utile sapere chi gestisce i diritti su un'opera. E andiamo avanti. Voi se avete delle domande me lo dite? O delle osservazioni? Ok, allora, chi ha idea di cosa sia una scheda editoriale? Scusa, Serena, Cosina. un pochino. Allora, la scheda editoriale è quel documento su cui voi scrivete le informazioni principali che riguardano un libro che avete scelto. Voi avete già fatto tutta una valutazione rispetto al tema, il titolo, un libro che vi piace moltissimo, perché alla fine un libro, se poi lo volete tradurre, sarebbe meglio che vi piacesse, perché altrimenti è una tortura. Quindi cercate un titolo che vi piace, no? Un libro che vi piace, di un autore simpatico oppure che potrebbe avere un futuro in Italia, scegliete un libro, lo leggete un paio di volte, lo studiate proprio, cioè capite quali sono le caratteristiche principali di questo libro e poi compilate una scheda editoriale che può essere più o meno copia, può essere lavorata su Canva oppure può essere un Word, tranquillissimo. Agli editori in linea di massima non interessa tanto l'estetica della proposta che fate, quanto quello che ci scrivete dentro. E se voi scrivete bene, beh, forse tradurrete anche bene, cioè avete padronanza dell'italiano, che è una cosa fondamentale. Se vi scrivete una scheda editoriale scritta male, è un problema. E mi faccio delle domande, dico, ma forse non ci siamo con l'italiano, e poi cosa facciamo? Un italiano che non funziona subito è un grosso problema poi in relazione. Cosa ci mettete nella scheda editoriale? Vabbè, il titolo è autore. E questa è una banalità. Poi, una sinossi del libro. Inserite pure anche il finale, spoilerate, ok? Noi vogliamo sapere come va a finire. Perché se va a finire in un modo che a me non piace, lo voglio sapere subito. Allora a livello di storia, magari ci sono dei finali che uno non prevede e che invece sono la forza proprio del romanzo. Scrivetemi un paio di note sullo stile, no? Cos'è che mi interessa? Cosa c'è di interessante in questa scrittura, no? Magari, che ne so, una scrittura molto rapida, magari una scrittura molto complessa, molto arzigogolata, magari non ci sono punti fermi, magari non ci sono, penso, non ci sono acapi. Scriveteli sempre. Inserite le caratteristiche della pubblicazione di origine e quindi chi l'ha pubblicato, quando, all'interno di che collana e anche il numero delle pagine. Vi spiego perché. Perché è bello sapere chi ha pubblicato una cosa, perché se il mondo editoriale nazionale è molto piccolo, anche quello internazionale non è molto più grande. Per cui se c'è una letteratura che a me interessa, io so quali sono gli editori di cui apprezzo il lavoro. Mi piace anche sapere se ci sono degli editori nuovi che lavorano bene. Perché? Perché un libro che è fatto bene poi sarà anche più semplice da lavorare in italiano, no? E io che sono un'azienda, appunto, ho il massimo risultato con il minimo costo. Ricordiamoci sempre questa cosa un po' così, un po' meno romantica, ma molto reale. Quando è stato pubblicato, voglio sapere se è un libro di 30 anni fa, se è un libro dell'anno scorso, se è una novità assoluta di quest'anno e quindi potrei essere io il primo editore a portarla in Italia. Mi piace sapere anche se fa parte di una collana,
perché le collane sono praticamente i giardini privati degli editori, no? Delle piccole aiuole, per cui ogni aiuola ha un tipo di fiori, ok? E ogni giardino ha un suo aspetto. E le collane, farvi no, ma hanno una loro logica interna, che magari sta solo nel cervello dell'editore, e magari invece è più visibile anche all'esterno, ok? Quindi anche al lettore. E poi il numero di pagine, perché? Perché il numero di pagine mi dà anche più o meno il numero di cartelle che poi saranno da tradurre. E il costo della traduzione, nella produzione di un libro, in traduzione appunto, è uno dei costi più rilevanti. Per cui io editore vedo già che se ho un libro di 400 pagine posso calcolare già sui 3.000 euro di traduzione. 3.000-3.500, poi secondo la generosità dell'editore a cartella, no? Scriveteci anche se ci sono degli elementi grafici, delle illustrazioni, dei particolari insoliti, tipo, non so, in questa edizione ci sono delle fotografie. Ah, fotografie, ok. Se ci sono delle fotografie, io editore devo sapere chi ha i diritti sulle fotografie. Se è l'editore straniero o se devo contattare il fotografo quanto vorrà quando saprà che il suo libro, cioè il libro in cui ci sono le sue fotografie, esce in Italia? Gli basteranno 3 copie di cortesia oppure vorrà 200 euro? Cambia, no? Cambia l'ottica, per cui fatecelo sapere sempre, sempre, sempre. Metteteci anche una biografia dell'autore o dell'autrice. E se questo autore o autrice ha una presenza, un'esperienza pregressa in Italia, anche lontana, magari questo autore è uscito in Italia con questo libro nell'80, no? Poi più niente. Allora io so che quell'esperienza lì la posso sfruttare oppure posso partire da zero. Se invece voi mi proponete un libro di un'autrice che ha pubblicato l'anno scorso con Garzanti, ad esempio, vi dico, ah, però ha pubblicato con Garzanti e gli pongo degli altri problemi, cioè vorrà pubblicare con una casa editrice piccolina? Sì, no. Quanto costeranno i diritti? Così, insomma, vari sono i ragionamenti. Però è importante sapere quanto un autore, un'autrice è noto, nota, nel nostro contesto. Alcuni traduttori inseriscono anche delle piccole analisi del pubblico target. E qui si apre il grande capitolo sulla targetizzazione del pubblico e sulla divisione delle opere in generi. Allora io farò un esempio molto base. Se il romanzo che avete scelto è un giallo, allora potete ragionare su un pubblico che è quello dei lettori forti di giallistica che ha più o meno un'età media, no? 40-50 anni, così, e potete aggiungere delle specifiche tipo questo è un giallo ambientato in Giappone e i protagonisti sono degli adolescenti. Piacerà moltissimo per il tipo di linguaggio molto sciolto, per il tipo di gergo urbano utilizzato, che sarà moltissimo agli adolescenti italiani. Ok, questa è una targetizzazione. Potete sbagliare, ovviamente, ma questo ve lo dirà l'editore, no? Che si presuppone che abbia un po' di esperienza nel campo. Poi la cosa che ci piace di più è il saggio di traduzione che accompagna la scheda, ne fa parte e accompagna. Il saggio di traduzione è una traduzione fatta bene, come si deve, riletta e controriletta, insomma, deve essere proprio perfetta, altrimenti si chiama traduzione di servizio e potete utilizzare anche quella. Un saggio di traduzione ha una certa lunghezza che decidete voi. Sarebbe meglio che fosse una decina di pagine, più o meno. Potrebbe anche non essere l'incipit, cioè potrebbe essere anche non proprio la parte iniziale del libro, anche se l'incipit
come voi stesse, quando andate in libreria leggete la quarta di copertina, poi aprite il libro o leggete a casa nel mezzo, oppure attaccate l'incipit e se l'incipit vi prende, comprate il libro. È così. Quindi scegliete la parte che vi sembra più interessante, potete scegliere l'incipit, potete scegliere un'altra parte magari centrale, no? Dove succede qualcosa che per un motivo vi ha incuriosito, a cui può incuriosire l'editore. In questo dovete essere astute nell'utilizzo del possibile, ecco, non inventatevi delle cose, però utilizzate delle piccole strategie per rendere la vostra proposta interessante. Lo scopo della vostra proposta non è far conoscere un autore o un'opera a un editore, è convincere l'editore che questo libro qui è super e che voi siete la persona giusta per tradurlo e quindi accaparrarvi il lavoro. Poi ditemi se sono un po' troppo diretta, però insomma direi che questo dovrebbe essere l'obiettivo. Poi diffondere la cultura canadese in Italia, fantastico, però se volete lavorare, sì, sarebbe bene che avete dei lavori da fare. Un optional rispetto alla scheda editoriale, cioè un'informazione che può esserci, ma non è per forza insomma, pregiudicante rispetto alla valutazione, è quella relativa ai diritti sull'opera. Lo dicevamo prima, lo diremo ancora. Anche i libri hanno i loro diritti, no? I diritti di pubblicazione di un'opera in Italia sono praticamente venduti, no? Per quell'unica pubblicazione che avrà delle certe caratteristiche e una certa durata, dall'editore straniero o dall'autore straniero all'editore italiano. Okay? Ci si firma un contratto e poi c'è una fattura di mezzo. I diritti possono costare poco, possono costare molto. Diciamo che una cifra media è sui 1.500-2.000 euro. Non sto parlando di Dan Brown, che secondo me potrebbe, con i diritti, potrebbe comprarsi casa mia. Però, è andato lui, insomma, che ce l'ha fatta. Come fate a sapere se i diritti su un'opera sono liberi, cioè sono ancora acquistabili, oppure sono già stati acquistati? Potete rivolgervi all'autore, all'autrice, se è lei che gestisce i propri diritti. Oppure, molto più semplicemente, potete rivolgervi all'editore straniero, che sulla sua pagina web avrà un'iconcina, una sezione così definita rights, sarà in inglese, e lì voi troverete la persona, il contatto della persona che si occupa della vendita dei diritti. Anche qui i contratti di solito sono molto precisi, comprendono diverse cose interessanti, tra cui il periodo massimo entro il quale si può pubblicare un libro, il numero massimo di copie che si possono fare in prima tiratura, le famose royalties, che sono praticamente il calcolo della percentuale dei diritti che si calcola su un certo numero di copie a partire da un minimo tipo di 1.500, no? E il procedimento sarà questo: ci mettiamo d'accordo, stabiliamo quali sono le condizioni, poi io editore ti pago i diritti, tu mi invii l'opera, io la do in traduzione e quando il libro esce io ti pago, o meglio, di solito no, mi pago subito i diritti, non quando esce, quando me lo mandano li pago subito. Pubblico, non so, una prima tiratura da 1.500 copie, quando ho venduto tutte queste 1.500 copie, allora comincerò a calcolare i diritti su ogni copia venduta. Il primo blocco, diciamo così, a forfè, quello che viene dopo, no, le copie vendute poi, invece è un altro tipo di conteggio. Di solito sono operazioni che si concordano nei rights center alle fiere, oppure via mail, oppure in call.
abbastanza semplicemente, insomma, come dire, senza grosse discussioni. Diciamo che le persone che si occupano dei foreign rights di solito sono molto posate e molto decise, quindi sì, no, sì, no. Si può fare? No, non si può fare? Assolutamente non si farà. Vorrei farvi vedere due esempi di schede, se vi va, se è una cosa che può esservi utile e se è curiosa. Allora, questa è una scheda di traduzione che mi inviò un traduttore molto carino, molto bravo, su un libro che poi non abbiamo acquisito. Peccato, ma è andata così. Il titolo in italiano è I discendenti di Ivna Zhiz, che è una scrittrice seconda generazione, originaria della Croazia, che vive in Svizzera. Allora, come vedete, il traduttore ha composto un Word, banalissimo Word con un po' di effetto grafico, così giusto per renderci più simpatica la cosa. Ha inserito la foto di Ivna, quindi posso anche ragionare su, io editore, posso anche ragionare su una facilità a portare questa persona in Italia per fare delle presentazioni. No? E le presentazioni mi servono non solo perché sono bellissime, sono popolate, incontro i lettori, eccetera, ma mi servono perché i lettori comprano i libri. Capite? Si ritorna sempre lì. Però sono bellissime, incontro l'autrice, andiamo a cena insieme, vediamo i lettori, le lettrici, prima copia, eccetera, eccetera. Poi cosa ha inserito? Una biografia, no? Nella quale io vedo anche che i discendenti di Nachkommen del suo primo romanzo, che ha preso un premio. Il fatto che abbia preso un premio è molto interessante per me perché sicuramente in Svizzera c'è un'agenzia ministeriale o governativa che sostiene la traduzione in altra lingua dei premiati, dei vincitori dei premi nazionali. Poi andando avanti, cosa mi mette? Mi mette il titolo originale di Nachkommende, testo in tedesco, informazioni sulla edizione, numero di pagine e poi che è finalista e finalista a questi due premi. Mi mette anche la copertina. Adesso vediamo se riesco a farla stare bene. Ok, wow. La vedete? Ma la copertina mi interessa relativamente, perché siccome io sono un editore che ha il suo giardinetto con i suoi fiori, mi piace che questi fiori siano tutti più o meno uguali esteticamente, per cui questo libro che va a finire nella mia collana avrà un'altra copertina, a meno che questa copertina non mi sia di particolare ispirazione. Allora accade che alcuni libri hanno la stessa copertina. Per diverse edizioni, no? In diversi stati. Se poi la copertina l'ha disegnata l'autrice, probabilmente mi metterà in contratto che deve essere quella copertina lì perché l'ha fatta lei e nessuno meglio di lei sa farlo. Quindi va bene, qui si aprono vari scenari. Vediamo poi cosa mi inserisce. Mi inserisce la trama, eccola qua. Qui il nostro traduttore è stato molto prolisso per alcuni versi, però mi racconta del libro, mi racconta cosa accade, chi sono i personaggi, come si muovono, come interagiscono tra loro, e abbastanza nel dettaglio, in modo che io possa capire effettivamente cosa succede in questo libro. E qual è il punto di forza della trama? Poi mi fa una considerazione rispetto al romanzo. Perché? Perché il traduttore, che è un tipo accorto, sa che, ad esempio, io sono interessata alla letteratura di area ex jugoslava e lui sa che in tedesco sono usciti diversi romanzi di autori e autrici cresciuti in Germania, ma di origine
dell'area appunto ex jugoslava, no? Le famose seconde generazioni. Sa anche che queste narrazioni hanno più o meno tutte un certo andamento tematico, cioè in generale raccontano più o meno tutte o il distacco dalla madrepatria, lasciatemela chiamare così, oppure il ritorno. Ok? Ritorno che è scatenato dalla morte della nonna, la morte del nonno, un incidente, qualcosa, un evento scatenante che riporta la persona che è cresciuta in un altro paese nel paese di origine dei genitori. E lì si svolge la trama, sostanzialmente. E questo accade così, in modo così frequente che ormai è una specie di, così, una specie di standard, ecco, di standard narrativo. E lui questo me lo segnala, no? E mi dice: guarda, che se ancora non lo sai, sta succedendo questo. Mi aggancia qualche giudizio della stampa, tipo micro recensione. Questo mi sarà molto utile perché se io vedo una recensione uscita sullo Spiegel, no? Avrà una certa risonanza. È una cosa che io posso inserire, una frasetta che posso inserire anche sulla mia copertina nell'edizione italiana. E il lettore leggerà Spiegel e capirà che insomma ha una recensione forte anche in Germania. E poi mi dà alcune indicazioni che per me sono fondamentali. Questo di solito lo fanno i traduttori che hanno un po' di esperienza. Queste indicazioni, ad esempio, sono. Guardate, è senz'altro un libro coraggioso. Sul coraggioso all'editore viene il brivido, perché vuol dire che è sperimentale. E se è sperimentale lo compreranno in 100 e non in 500, capite? Poi dipende, insomma, da quanto un editore è propenso alla sperimentazione. Io sono sempre propensa alla sperimentazione, i miei colleghi un po' meno. Ad esempio, ci dice: in sede di traduzione è fondamentale restituire il ritmo incalzante, ossessivo e la sonorità della lingua, altrimenti il romanzo perde di sostanza e finisce per annoiare. Vuol dire, con questa frasetta mi sta dicendo: o tu lo dai da tradurre a me, perché io sono bravo, oppure prova a darlo a qualche neopatentato e vedrai che disastro esce fuori. No? Ovviamente anche lui fa il suo gioco. Questa è un'altra scheda invece che ci ha presentato una traduttrice dall'ungherese. Come vedete anche l'estetica è piuttosto diversa. Si tratta di un romanzo, Il transito di Venere, pubblicato nel 15, 323 pagine. Mi dice: il quinto romanzo di Robert Ash, scusatemi la pronuncia dell'ungherese, non mi sono esercitata, autore noto in Italia grazie alla casa editrice Nottetempo, che nel 2008 ha pubblicato nella mia traduzione La Fortezza, romanzo che ha ricevuto il premio delle biblioteche di Roma per la migliore opera narrativa straniera nel 2009. Una frasetta e io so che è un autore già conosciuto, che la traduttrice è brava, le hanno dato anche un premio. E, è un po' corposo, vabbè, sono 320 pagine, ok, però ci si può provare. Già così sono molto ben disposta. E poi mi racconta del romanzo, di cosa ci succede, insomma, vi succede, vedo che è ambientato nel 1700, dico. Non so, boh, fosse 1933, ancora 1700. Poi la redattrice mi storce il naso che deve andare a verificare tutta la terminologia. Insomma, vabbè, andiamo avanti. Leggo, leggo, leggo. E mi dice: il transito di Venere presenta al lettore l'Europa in procinto di accogliere l'illuminismo, fa sfilare alcune delle figure determinanti della vita intellettuale, tracciandole ritratti storicamente verosimili. Forse questa cosa qui può essere interessante, perché il romanzo storico comunque ha un suo gruppo di lettori, ha un suo fascino, no? E si può sempre utilizzare per fare dei paralleli con il presente, così se proprio vogliamo già mettere in campo delle strategie. Una breve biografia dell'autore e basta. Vedete che questa è molto più scarna, no?
No? Ovviamente, come in tutte le cose, no? La traduttrice esperta o che ha di lungo corso scrive poche cose e sottintende che se l'editore interessa me lo chiedi e io te lo dico, no? Però non ci passerà le ore a scrivere una scheda editoriale ben fatta con tutte le informazioni, i diritti, no? Invece noi che siamo alle prime armi, va bene, è meglio impegnarsi un pochino all'inizio e poi approfitterete della vostra fama. Ma adesso, insomma, vabbè, adesso scrivete, scrivete bene, scrivete tanto. Quante più informazioni date all'editore, tanto più l'editore sarà interessato a quello che volete, a quello che gli state proponendo. Allora, quando io ho definito questa mia scheda editoriale, che sarà modulabile o focalizzabile a seconda dell'editore a cui io voglio presentare, e faccio un passo indietro, perché deve essere specifica? Perché io quando mi arrivano quando mi arrivano le proposte a pioggia, tipo Pinco Pallo, che vuole assolutamente tradurre questo libro e pubblicarlo, e scrive a tutti. Se scrive a tutti, non sta scrivendo a nessuno, è più bello. Vuol dire che non sa cosa pubblico, non ha guardato il mio catalogo, non ha dato neanche un'occhiata al sito, ma neanche alla pagina Facebook. Boh, allora, carissimo, qualcuno ti risponderà, ma io ti rispondo che non sono interessata. Quindi invidia pioggia, no, invidia pioggia. Focalizzate, magari scegliete 10 editori e mandate a questi 10. Avvisatevi anche del fatto che state mandando a più editori, ok? Perché così a uno gli viene un po' di pepe e dice: ah, aspetta che se la proposta mi interessa, mi do una mossa. Come faccio a capire quale editore fa per me? Allora, nel mare magnum bisogna cominciare ad orientarsi un po', andate un pochino al tutto. Vi piacerebbe pubblicare con Feltrinelli? Wow, bellissime! Super! I vostri libri saranno ovunque. Il problema è trovare la persona alla quale inviare la mail dentro Feltrinelli. E se andate alla libreria, qua dalla Luana, la Luana vi dice: ma manda info. Grazie. Oppure vi dirà: guarda che Feltrinelli non riceve proposte. Ok, se non le riceve via mail, che faccio? Vado alla sede di Feltrinelli a Milano? Non so che fare. Vado in gita, mi preparo tutte le mie schede cartacee e le porto di persona, no? Però, insomma, voglio pubblicare con E.O. Wow, ho pubblicato la Ferrante, se non hanno intuito loro, capiranno che anche questa, che la mia proposta è una proposta immancabile, no? Per il loro catalogo. Devo individuare il catalogo, l'abbiamo detto, la collana, devo trovare soprattutto il contatto diretto. O almeno cercare di avvicinarci, sì. Se non vi rispondono le mail perché sono oberati, telefonate, hanno tutti il numero di telefono, telefonate e chiedete di parlare con la persona che si occupa della selezione dei testi, quindi in questo caso l'editor per la narrativa straniera. Ok? Vi risponderà, deve rispondervi, a un certo punto dovrà. Il tempismo della proposta, questo è il punto romantico. No? A proposito di Ucraina, voi immaginatevi che 3 settimane fa inviate a E.O. la proposta di traduzione di un romanzo ambientato in Ucraina. Probabilmente oggi l'editor di narrativa straniera vi avrebbe chiamato dicendovi: interessante, quanto ci mette a tradurlo? Tra un mese possiamo pubblicarlo? Ok? Tempismo. Si collega con gli eventi mondiali, che si collega con le mode e che si collega a tanti fattori, no? Delle volte ci vuole un po' di fortuna, più delle volte. Ok.
Mettiamo che sono stata una brava scout, ho trovato la persona, ho trovato la proposta giusta, ho individuato l'editore giusto che accetta la mia proposta, contrattiamo compenso, la data di consegna, i diritti accessori, i benefit, adesso vabbè, per i traduttori ci sono sempre bene o benefit, ma i tempi d'oro, c'erano ad esempio dei viaggi per le presentazioni, anche all'estero, c'erano le certe cose, insomma di natura, sostanzialmente, però così, che rendevano, vabbè, la vita del traduttore anche movimentata, no? Nell'andare alle presentazioni, lanci, spostarsi, andare ai festival, eccetera. Quando l'editore ha accettato la vostra proposta, mette in moto la persona che si occupa dei diritti sulle opere straniere, appunto il famoso foreign rights, che chi è? È quella persona, oh perdono, sono andata troppo giù, eccolo qua, è quella persona che si occupa dei diritti sull'opera. La persona che si occupa dei foreign rights sta dentro la casa editrice, cioè non è un collaboratore esterno, molto raramente, perché è quella persona che deve essere a stretto contatto con il direttore editoriale e con l'amministrazione, quindi deve essere un interno per forza, non può essere un commerciale qualsiasi. Che competenze ha e perché ve lo dico che competenze ha? Perché delle volte i traduttori scout che sono già inseriti in un loro mondo e bene sappiano con chi poi hanno a che fare e il foreign rights sa gestire i diritti, che cosa sono, come si trasferiscono, come si conduce una trattativa, no? E le trattative, lo sapete, sono come quelle del mercato, no? Il mercato ortofrutticolo, sempre trattativa, si utilizzano gli stessi stratagemmi e le stesse mosse del signore che va a comprare le mele, dicono ah no, costa troppo, si allontanano e il signor venditore andrà a cercarle, no? Ma signora venga che le faccio di così, è la stessa cosa, un po' meno plateale, ma è la stessa cosa. Che competenze dovrà avere dal punto di vista editoriale? Beh, dovrà sapere in cosa si compone la vita di un libro, no? Come è nato, come nasce e che vita avrà poi all'interno del mercato italiano. Banalmente il foreign rights sa che prima di chiudere la trattativa e poi si fa il contratto con il traduttore, poi si firma, poi si temporeggia, ma dopo si firma, perché io devo essere sicura di aver comprato la mia merce prima di darla in lavorazione a qualcuno, sempre in termini da mercato ortofrutticolo. Deve sapere che cosa succede poi alla traduzione. La traduzione verrà valutata dall'editor e poi andrà in redazione, poi ci saranno i giri di bozza, primo giro, secondo giro, massimo un terzo giro, perché altrimenti passa la vita, no? In redazione, e ci sarà un paginato, si vedrà l'immaginato una, due volte, intanto si rivede la copertina. Ok? Deve sapere un po' come funziona, ecco perché deve essere un interno e poi deve avere delle competenze linguistiche, cioè banalmente deve parlare in inglese e deve parlarci bene, perché se deve condurre una trattativa per l'acquisto dei diritti deve saper dire quello che vuole ottenere e portare il risultato a casa. È una figura, per me è una figura molto simpatica, perché è un po' stressata ma anche molto divertente. I foreign rights di solito sono quelli che vedete proprio
alle fiere che conoscono tutti, salutano tutti, no? E poi si appartano sui divanetti e li imbastiscono conversazioni a proposito dei diritti da acquisire o da vendere. Ci sono i foreign rights che si occupano sia delle vendite all'esterno che delle acquisizioni, no? E che quindi fanno questo lavoro su due fronti. Beh, queste sono cose che abbiamo già detto, specificherei solo un particolare a proposito delle mansioni del foreign right, e cioè che riceve in via i rendiconti. I rendiconti sono praticamente i risultati delle vendite e dei diritti che si sono accumulati sulla vendita di un libro. Di solito non è l'amministrativa di turno che contatta Ben Brown e dice: guarda che ho guadagnato 10.000 euro questo mese, no? Di diritti. Di solito è il foreign right che è in contatto con l'autore, perché ne parla la lingua o ha una lingua veicolare, oppure perché hanno già instaurato un rapporto con l'autore o con l'agente esterno. I rendiconti di solito si inviano una volta all'anno a primavera, tipo entro il 30 di aprile. E la primavera è un momento magico in cui un autore straniero sa se in Italia ha venduto o no e quanto. Quindi o si fa il regalo oppure dice: questa volta non abbiamo imbroccato la casa editrice giusta, vabbè. Un'altra specifica a proposito del foreign right è quella persona che sull'edizione italiana verifica il colophon, cioè praticamente quella pagina interna dove voi trovate tutte le informazioni tecniche sul libro, tipo di ISBN, chi possiede i diritti, il nome della casa editrice italiana per esteso, il nome del traduttore o della traduttrice, e poi se ci sono dei finanziamenti ministeriali. A proposito dei finanziamenti ministeriali, vi apro una piccola rapida parentesi, ogni paese, ogni Stato, ogni Ministero della Cultura, Istruzione, di solito ha una sezione del proprio budget interno dedicata al sostegno della traduzione delle proprie opere, delle opere della sua lingua, in altre lingue. Questo è utile perché un po' un'operazione estetica e di propaganda dei paesi, e un po' invece, per la maggior parte, è un'operazione di diffusione della cultura di un paese negli altri paesi. E quale miglior modo di esportare la propria cultura, di far conoscere la propria cultura, se non tramite la traduzione della letteratura e in questo delle migliori opere prodotte, no? Letterarie prodotte. Come si fa ad aiutare un editore straniero o a un po' incuriosirlo, a fargli vedere un po' la curiosità colina, è garantendogli un sostegno economico, proprio perché la traduzione costa, no? Ad esempio, un paese come la Romania ha un fondo per il sostegno delle traduzioni dal rumeno in altre lingue molto grosso, davvero molto grosso, cioè premiano magari pochi editori, ma danno dei contributi anche di 5.000-6.000 euro. Capite che con una cifra del genere io posso coprire non solo la traduzione, ma magari parte delle spese di stampa, oppure posso trattare meglio il mio traduttore, e invece di dargli 15-16 euro a cartella, gliene darò 18. E farò finta di essere la Francia, capite? No? E questo è un incentivo, perché più editori sapranno che se pubblicano un'opera di un autore, un'autrice rumeno riconosciuto di valore, allora avranno un sostegno. E questo sostegno è prezioso, è importante, no? Per contro, ve lo dico proprio per esperienza diretta, il Goethe Institute finanzia poco, cioè finanzia molti editori, ma dà delle cifre molto più basse. Perché? Perché tantissimi traducono opere di autori tedeschi, no? In tantissimi paesi a livello globale. E quindi, come dire,
se anche hanno un grosso fondo, questo grosso fondo va diviso tra tanti richiedenti e quindi i contributi sono un po' minori. No? Ci sono anche paesi, come ad esempio non so, la Bosnia ed Erzegovina, che è nel mio cuore, che non danno sostegni. Allora io, editore, che sono appassionata di quell'area, di quella letteratura lì, beh, pubblicherò un autore bosniaco ogni tanto, però quello che pubblico è dato una chicca. Scusate, non era propaganda, cioè era per dirvi che effettivamente la scelta poi sarà molto ragionata, no? Ecco. E magari pubblico un romanzo di un'autrice romena super, bellissimo, che mi dà un grande contributo e io magari parte di quel contributo lì lo uso per finanziare il bosniaco. Capite? Perché poi, insomma, se la coperta è corta, magari la tiriamo un po' da una parte, un po' dall'altra. Ok, andando verso la conclusione, io quest'ultima slide a proposito di una questione molto spinosa, e cioè il traduttore fa la gente per l'autore? Un po' sì, un po' no. Poi ciascun traduttore, ciascuna traduttrice ha un suo stile, ha una sua posizione, ha un suo modo di porsi. C'è chi non ha problemi a parlare di compensi, di diritti, di costo dei diritti, di diritti accessori. C'è chi invece preferisce occuparsi proprio solo del lato letterario piuttosto che di quello più economico. Secondo me il traduttore è un po' agente quando mette in contatto l'autore, l'autrice e l'editore italiano, quando favorisce un rapporto di fiducia, no? Tra l'autore e il nuovo editore, perché ricordiamoci bene che insomma, sui grandi numeri, sui grandi editori si fa tutto un altro discorso, è tutto un po' più meccanico, ma sui editori medi e piccoli sono i rapporti interpersonali poi che determinano se un libro va bene, ma se è un rapporto continua, no? se è una pubblicazione segue un'altra, oppure se si chiude solo con un volume. Fa la gente quando anche fornisce dei materiali accessori, no? Tipo le schede editoriali con cui si parte, oppure i testi per la copertina, oppure se fa un po' da mediatore quando la copertina non piace tanto all'autore, allora dice ma no, guarda che qui l'estetica è un po' così, insomma si mette un po' nel mezzo. Preferibilmente però il traduttore dovrebbe occuparsi delle sue cose, cioè del testo. Perché? Perché la trattativa economica e la gestione dei diritti è una questione delicata e dovrebbe proprio esulare da quello che è il lavoro letterario. Se invece il traduttore si insinua nella trattativa economica tra l'editore e l'autore, potrebbe anche trovarsi in una situazione imbarazzante che va a destabilizzare un buon rapporto con l'autore o con l'editore. Questo ve lo dico perché più delle volte gli editori italiani non parlano la lingua da cui voi state traducendo e la lingua del vostro autore o della vostra autrice. Di conseguenza vi chiederanno di fare il tramite. Fate sì, rifiutatevi, se possibile, insomma. Perché no? Perché l'editore, se non sarà io, si organizza. Nel senso. Ok? Sia perché ci sono delle informazioni che a voi non interessano, cioè quanto l'autore guadagna vendendo i propri diritti all'editore che gli avete trovato, ad esempio, sia perché magari l'autore si aspetta molto di più. E si deve fare una proposta magra e quella proposta magra non gli va bene, non è colpa vostra. E quindi meglio che se la vedano tra loro, no? Questa questione economica. Non dovrebbe
garantire per l'editore straniero, perché non fa parte di quel, cioè la parte dell'editore straniero non è la sua. Non so come dirvi, no? Se ci sono due parti, il traduttore sta nel mezzo, ma non dovrebbe prenderne troppo una parte né troppo l'altra, no? E poi perché il traduttore non è, come dire, non sposa l'autore, ok? Ha scelto l'opera, ha scelto di proporla, ma non è legato per sempre né all'autore né all'opera, tantomeno all'editore. Il traduttore freelance è una persona libera di fare le proposte, di scegliere con senno, con un po' di logica, un po' di sentimento, però ecco, è libero, quindi sarebbe bene che il lavoro degli agenti lo facessero. Ecco, e così io penso di avervi detto un sacco di cose. Non so se avete, cioè, se avete visto un filo logico, ma secondo me c'era, ecco. Vi metterò a disposizione le slide solo per avere ecco, degli assunti su cui magari poter ragionare anche in futuro. E io vi chiederei se avete delle domande, delle considerazioni, se ci sono degli aspetti poco chiari, se avete delle cose che non hanno senso e volete controbattere, sono qua. Sono abituata alla violenza. Io prego. Prego. Spero che sia pertinente. Prego. Prima ha nominato il colloquium, il fatto che chi si occupa di foreign rights si occupi anche di controllare le informazioni. Sono invece di un corso di traduzione dove sono già la docente ci ha spiegato che per legge il nome del traduttore andrebbe o in copertina ma è raro oppure in superfestizio, giusto? Mm-hmm. Sì. Però molto spesso viene messo addirittura sul colpo, quindi non viene proprio visto dal lettore. In base alla sua esperienza, sia come socio di una casa editrice, sia come traduttrice, cosa ne pensa? Cioè, secondo lei questo traduttore andrebbe in copertina o... Allora, grazie. Un punto da cui proprio non ci si può spostare è il fatto che il nome del traduttore deve essere sul fondo silenzio. Assolutamente, assolutamente. Cioè, se vi capita una cosa del genere, la potete impugnare, cioè potete impugnare il contratto, sempre che avete firmato un contratto, quindi fatevi firmare il contratto, perché comunque voi state lavorando. Allora, se andate a fare le commesse al Lidl, sì, vi fanno firmare un contratto. Allo stesso modo, se producete un libro, dovete firmare un contratto, capite? No? È un rapporto di lavoro. Non è che perché c'è un libro, la passione, la letteratura, e l'istinto, e il giudizio, allora no. C'è un contratto. Sul contratto deve essere specificato che il nome del traduttore sia come sul fondo. In alcuni casi anche in copertina, sicuramente nel colloquio, perché nel colloquio ci stanno tutte le informazioni più... è come la carta d'identità, no? Del libro, per cui anche questa informazione deve esserci. Allora, rispetto al nome del traduttore in copertina, io sono molto d'accordo, nel senso che se c'è una persona in base al cui lavoro quell'opera esiste in Italia e ha il successo che ha, è proprio il traduttore. Quindi non ci vedo proprio nulla di male a scrivere il nome del traduttore in copertina. È un trend che si sta amplificando e ne trovate sempre di più di nomi di traduttori in copertina. E sapete anche perché? Perché la Commissione Europea foraggia gli editori che mettono il nome del traduttore o della traduttrice in copertina con dei sussidi. Nel senso, ce lo metti? Bravo, e io ti do il soldino. Non ce lo metti? Peccato, scelta tua, io ti do il soldino.
capite? No, torniamo sempre lì, è una questione di economica, no? Anche tanto, non solo di visibilità. Ad esempio, senza che vi sentano, una delle mie battaglie intravenitrice è mettere il nome del traduttore in copertina. Allora loro mi scherzano e mi dicono, ma perché tu sei traduttrice? Dico no, perché io lo so che così non solo hai la visibilità, cioè la visibilità, dai la visibilità al traduttore, ma dai anche una certa, cioè ne guadagni anche l'edizione, no? Cioè la casa editrice in sé che valorizza il lavoro della persona, delle persone che portano questa letteratura, la letteratura straniera in internet. Non l'ho ancora spuntata, quello che ho spuntato invece è la biografia, la nota biografica sul traduttore, sulla traduttrice nella letta, in una delle due lette in internet. Sì, autore, biografia del traduttore o della traduttrice. Che è rarissima, ma un po' alla volta ce la facciamo. In queste strategie dall'interno, per cui poi succedono delle cose simpatiche, tipo in un libro che stanno registrando adesso, il nostro, abbiamo l'autore che è nato nel 74, la traduttrice che comincia a lavorare tra la traduttrice nel 73, proprio sotto, insomma, si mescolano poi queste informazioni e si sono molto simpatiche. Tra l'altro il nome del traduttore deve esserci sempre, il frontespizio sempre, sempre. E poi vi dirò di fare anche attenzione alle diciture tipo a cura di, no? Non è che avete curato l'edizione, voi avete fatto la produzione, per cui magari traduzione e curatela di, che è un conto, ma vabbè, cioè, curare un volume non vuol dire tradurlo, così come tradurlo non vuol dire curarlo. Tante di quelle cose. C'è qualche altra domanda che sono trasformata? Non è propriamente una domanda, era più una riflessione. Quando parlava del fatto che l'editore lascia le cose pubblicare in base ai trend, alle mode, eccetera, mi è venuto in mente che, sai che ogni anno, non ricordo esattamente chi stila una classifica dei paesi e della qualità di vita di questi paesi, insomma, una classifica di silver meglio, di silver meglio. Io ormai da un po' di anni a questa parte e la Danimarca è ai primi posti, o comunque è un po' di anni, ha avuto consecutivamente il primo posto. E allora, ormai penso che 4-5 anni fa, è iniziata questa produzione di massa, chiamiamola, di libri basati sullo stile danese, sullo stile di vita danese. C'è stato proprio un periodo in cui in ogni libreria in cui si entrava c'erano libri di vari autori, sia danesi che italiani, in cui si parlava di questo appunto stile di vita danese e come vivere felice in Danimarca, eccetera. E è vero, come c'è stata l'ondata molto dei giapponesi, sono cresciuta con Danimarca, ma se avessi l'età che avevo adesso non sarebbe più Danimarca, sì. No. E invece ne ho letti quasi tutti. Beh, è stato interessante il suo. Però sì, funziona, e poi funziona scientificamente, no? Mai che vada di moda la poesia, questo è un fatto, non è un fatto. Però ci sono dei cicli, dei temi che tornano, e ogni editore si augura tanto che torni il suo tema ad un certo punto. Che ritorni o che esca fuori uno dei suoi libri, vinca un premio straordinario, se poi improvvisamente il tema che lui tratta, se c'è il tema, uno dei temi, diventi il premio, no? Ma queste sono cose che ci metti dal tuo destino, ecco, che è il lavoro, perciò vedremo. Ecco, bene. Grazie. Bravissima. Thank you.